Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo 941, ho dei capelli improponibili, però va bene, non sono questi i problemi della vita. Signori, siamo tornati con un video su Minecraft. Spero funzioni tutto. Le live fanno cagare, signori, quindi le live non le facciamo più. Io sono Maullo 941, siamo sul mio canale, è un nuovo episodio di Minecraft in cui sta calando la notte e dovremmo un attimino organizzarci per dormire invece di perdere tempo a cincischiare e a dir cacate. Allora, riesci a fare un letto, zio? Vediamo se riesci a fare un letto. Sì, ce l'avevamo il letto? No. Allora, facciamo un letto velocemente. Ok, questo è il secondo episodio della stagione 4, signori, che noi avevamo iniziato forse un mese fa e poi abbiamo abbandonato terribilmente. Il letto lo facciamo rosso, signori. Il letto lo facciamo rosso, quindi veloce, così, rapido e indolore. Ok, letto basilare di Minecraft, signori. Letto basilare di Minecraft, lo mettiamo lì. Tutto bello pixeloso e vediamo se riusciamo a dormire. Perfetto, così la notte passa e noi siamo belli tranquilli. Signori, noi ci eravamo lasciati con un primo episodio in cui avevamo raccolto tantissimo carbone, non avevamo esplorato ancora nulla e ci muovevamo così all'avventura, senza una meta, senza una destinazione, anche perché io non ho ben chiaro cosa fare in questa quarta stagione. Vorrei fare una serie veloce, ma allo stesso tempo una serie non troppo veloce. Cosa cazzo sto dicendo? Non lo so, signori, però va bene, ci spacchiamo le gambe in maniera bella così, pratica. Allora, sento dei mostri. Sento dei mostri che stanno a pia fuoco. Beh, bello così, bravo. Piglia fuoco e non rompere le scatole. Levati da... Ok. Carne di zombie che ci fa schifo a... Lo so io che cosa. Devo vedere una cosa sola, signori. Se l'audio mi... Sì, ok. Mi dovreste sentire bene. Allora, noi praticamente abbiamo fatto... Perché abbiamo iniziato tante serie, ma non ne abbiamo mai fatta conclusa qualcuna. Abbiamo sempre avuto tante belle idee di costruzioni e cose varie e cose varie. Qui ci sono troppo alberi per i miei gusti. Per i miei gusti qui ci sono troppi alberi, quindi spostiamoci un poco verso una zona in cui ci sono meno alberi. Che la rottura di scatole tutti questi alberi, signori. Oh, abbiamo beccato proprio la zona peggiore che potevamo beccare. Tutti questi alberi. Che cazzo ci stanno a fare tutti questi alberi qui? Via, veloce, rapido, indolore, le pecore. Ci servono pecore? No. Allora, quello che volevo fare in questa serie... montagne, alberi ovunque. Allora, se cado lì muoio malissimo, quindi facciamoci la scaletta così, piano piano, che cosa carina. Ok. E mi piacerebbe costruirmi una casa sul mare, che è un qualcosa che abbiamo già fatto. E spunta il mare, signori. Spunta il mare, io volevo... Non è il mare, è una cagata di fiume. Bene. È una cagata di fiume, però ha il suo perché, signori, ha il suo perché questa cagata di fiume. Non la voglio costruire la barca, voglio andare così a nuoto, voglio morire annegato. È un fiume. È terribilmente un fiume, sì. Siamo arrivati nuovamente sulla terraferma. E qua ci sta pure il fiume, sì, bello, proprio inutile. No! Vabbè, ci pigliamo la carne e ce ne andiamo. Bello, questo mi piace. Questo mi piace, signori. Questo mi piace. Mi piace, mi piace. Quell'isolotto lì. Quell'isolotto lì. Quell'isolotto lì. Andiamo alla conquista di quell'isolotto lì. Vediamo che cos'è. È un'isola? No. È una montagna di sabbia circondata da altra terra. Che gran rottura. Terribili. Va bene. Non riusciamo a trovare il mare, signori. Io volevo la vastità del mare. Per non dire la vastità che ci interessa, però va bene. Andiamo. Sì, perché mi piacerebbe, sapete cosa? Mi piacerebbe. E qua c'è. Mamma mia, siamo capitati in un fiume. Ma che gran rottura di scatole! È tutto così, sto coso. Ma non c'è l'apertura del mare, la vastità, l'enormità di qualcosa, no. C'è tutta l'isola che gira intorno. Nel frattempo, stiamo a perdere fame. Ci sta bene il fame, non è che sta a perdere fame. Però aspettate, forse ho trovato il punto. Forse da lì si apre l'oceano più totale. No, ci sono ancora questi cazzo di alberi. Ah, di là?
Di là si apre il mare, chi lo sa, per monti e per città. Trallallero, trallallà. Cosa hai fatto in questo video in cui sei tornato su Minecraft e sul canale? Niente, abbiamo camminato tutto il tempo per colline, che non sono colline. Abbiamo visto alberi di betulla, che non ne posso più, non mi parlate di alberi di betulla. Là c'è un alberone enorme. Ma che zona di merda, signori? Ma quasi quasi risponerei. Manderei a quel paese tutto sto carbone, tutte queste cose che abbiamo trovato, perché siamo spawnati veramente in una zona di stupida. Cioè, tutto lo stesso, tutto uguale. Cioè, stiamo girando come dei pazzi. Qua c'è il mini fiumiciatto. Se casco qua, casco male. Apri via, rompi tutto. Perfetto così, indostiamo. Mi sta a componne, va bene. Niente, c'è un fiume, signori. È un fiume, va bene. E allora il destino che noi dobbiamo. Quella è una pecora, sì. È il destino che noi dobbiamo installare qui la nostra casa. La installiamo qui? Installiamo, perché le case si installano. Chi è che non ha mai installato una casa? Facciamo qui la nostra base, signori. Deciso? Deciso? Ci stanno i pesciolini? Ci stanno le trote? Ci stanno le seppioline? La famo qui a casa? Che dite? Può essere carina? Se, no, forse, chissà. Qui c'è il mare più profondo. Saltelliamo sull'acqua. Attorno a questo lago potrebbe essere una cosa carina. Ma ho i miei dubbi, signori, ho i miei dubbi. Non sono per niente ispirato. Non sono per niente ispirato. Non trovo quella cosa che ti. Bravo, bravo, hai capito, hai capito. Vedo che hai capito. Vedo che hai capito cosa volevo dire. E non trovo quello, perché avevo un progetto, volevo un progetto, volevo il mare, volevo la vastità del mare, e non c'è la vastità di mare. Ci stanno isole ovunque, ci stanno isole, isole, isolotti, isolotti, sabbia, sabbia, sabbiona, va bene, signori. Diciamo che questo girombello non è servito proprio a niente, mi ha solo rotto. Ello. Questa è una montagna di sabbia, sì, questa è una montagna di sabbia, là sotto c'è una rientranza, che se sbagliamo a costruirci casca tutta di sopra. Signori, il mare, l'abbiamo trovato. La vastità del mare, signori, abbiamo trovato la vastità. Non ci posso credere, non ci posso credere. Abbiamo trovato la vastità del mare, signori. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la vastità del perfetto. Allora, torniamo qui sull'isolotto dell'omino sperduto. Che forse ci riusciamo, forse ci riusciamo, forse ci riusciamo. Perfetto, signori. Abbiamo alle nostre spalle la vastità del mare. Ce l'abbiamo, signori. E lì, in mezzo a nulla, dove non c'è niente completamente, sorgerà la nostra isola. Pianteremo, ah, ce l'ho un blocco di terra, sì, ma ne ho poco, mi serve qualche blocchino di terra. Andiamo a fottere un po' di sabbia, che tanto qui non serve a nulla, mettiamo un po' di sabbia così a caso. Daga, daga, dobbiamo mettere la prima pietra, signori, la prima pietra della nostra isola, la dobbiamo mettere, la mettiamo assieme in questo video e lo concludiamo qui. Dai, 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 ma questa non posso rompere. Quante ne ho? 12. 12 blocchi mi bastano? No, mai nella vita, perché dobbiamo andare proprio dove è profondo. Dove è profondo? Dai, dai, rompi, 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 rompi tutto, rompi tutto. Sì, si è rotta pure la spada. Ma rompi tutto era un modo di dire, cioè proprio si è partito così come se non ci fosse domani, però va bene. Dai, 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 dai. Rompi, 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 rompi. Quanti ne abbiamo? 26? 26 non mi bastano mai nella vita. Pian 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 ne altri 4. Dai, 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 dai,
Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Ci dobbiamo allontanare. Bello, nella profondità. Perfetto. Allora, in quella direzione di là, andiamo, andiamo. Vedi se mi spunta un'isola. Vedi se mi spunta un'isola. Mannaggia come mi incacchio se mi spunta un'isola. Bello, signori, guardate. Siamo proprio in mezzo a nulla. La nostra isola crescerà giorno dopo giorno, signori. La nostra isola crescerà giorno dopo giorno. Allora, siamo abbastanza persi nel vuoto, direi di sì. Direi abbastanza di sì.
Direi che siamo abbastanza persi nel vuoto. Ora, se io ricordo come si scende velocemente, così, perfetto, però devo prendere questo, metterlo qua, fare così, perfetto, signori. Posso piazzarlo lì? Ora inizia, sali, 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 stiamo morendo malissimo, stiamo morendo male, stiamo morendo male. Ok. Ok, riesco a salire. Signori, abbiamo posato la prima pietra della nostra isola, signori. Da qui siamo circondati dal nulla, creeremo la nostra isola. Passo per passo, signori. Faremo anche il tunnel sotterraneo che ci porterà sottoterra. Bang! Mi è venuta l'ispirazione. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!